senza Dio non possiamo fare nulla, ed è la pura e semplice verità. Per questo l'appello, per questo Dio dice: ma dove vuoi andare? Cosa vuoi fare da solo? La parola di Dio dice che il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, maligno, ma Dio lo può risanare. Perché non fidarti del Padre misericordioso questa mattina? Cristo ti garantisce il suo riposo. Come faccio a stare calmo? Come faccio a stare sereno? Come faccio a immaginare una vita diversa da quella che ho vissuto fino a questo momento? Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Gesù è colui che può cambiare la tua vita, la storia della tua vita, può cambiare il tuo cuore, la tua mente, i tuoi obiettivi. Questo è l'intento di Dio, il Padre. Questa è la sua volontà. Non ti forzerà, ma lo dirà: su, venite a me, vieni a me, avvicinati, ascolta e poi invocami. Invocami nel giorno della tua distretta, invocami nel giorno della tua disperazione. Invocami quando penserai che ormai non c'è più nulla da fare, nel tornare a Cristo. Forse abbiamo smarrito il primo amore, forse non troviamo più la gioia nel servire il Signore, forse siamo amareggiati, ce ne stiamo per i fatti nostri. Quando il Signore ci chiama a fare un servizio con gioia, dovremmo sentirci privilegiati della chiamata del nostro Dio.